Benvenuti all'interno di un'altra puntata di JavaScript in pillole, una breve serie in cui vado a spiegare alcuni di quei concetti che sono alla base, chiamiamola così, della programmazione moderna, che comunque si incontrano con molta facilità, soprattutto quando si viene a contatto con quelli che sono i principali framework per JavaScript o comunque le librerie, come nel caso di React. Questa serie prende un po' forma, nasce dall'esigenza di avere un posto dove tutti coloro che sono davvero dei principianti e che appunto si approcciano a quelli che sono i framework o le librerie possano trovare una spiegazione di questi concetti che spesso, come ho fatto io nel mio corso, vengono un po' dati per scontato perché praticamente di default, ecco, prima di passare all'apprendimento di quei framework, oppure sono così tanto utilizzati che passano un po' come scontati, oppure magari da alcuni non sono ancora conosciuti. Quello di cui parleremo oggi sono le Short Circuit Evaluation, che altro non sono che delle espressioni che ritornano sempre un valore e vengono spesso utilizzate o appunto per riassumere quello che può essere un if statement o perché tante volte, soprattutto con React, ci troviamo in delle condizioni in cui abbiamo l'obbligo di restituire sempre un valore e quindi non possiamo rimanere incagliati in quelli che sono degli if statement che magari non ritornano nessun valore. Oppure possiamo semplicemente riassumere quello che fa un if statement in una semplice riga di codice, che è quello che andremo a fare in questo caso. Come vedete, ci troviamo di fronte semplicemente a un if che controlla quello che sia, quello che è, scusatemi, il valore di valore, e a seconda che sia false, quindi 0, null, undefined, o semplicemente false, o una stringa vuota, come in questo caso, console.log non solo una stringa, nel caso avesse un valore, console.log il valore, ma noi appunto questa operazione possiamo riassumerla praticamente in un'unica riga di codice. È esattamente quello che andremo a fare, ovvero utilizzeremo la nostra Short Circuit Evaluation per assegnare in maniera dinamica il valore della nostra costante soluzione in base a quello che è il valore della nostra variabile, che adesso diventerà una costante con lei, costante valore, e andremo a console.loggare la nostra costante soluzione. Come vedete, al momento è una stringa vuota. Le short circuit evaluation si costituiscono, sono composte dall'utilizzo di quelli che sono l'OR e l'AND operator. Nel primo caso, quindi nel caso del nostro OR operator, ci permette di fornire un valore alternativo qualora la condizione che stiamo andando a verificare fosse false, o comunque il valore fosse false, come in questo caso. Quindi, qualora io controllassi che il valore di valore esistesse, quindi valore or, non sono una stringa. Come vedete, ottengo dal console.log non sono una stringa perché valore è false, quindi valore. Oppure, nel caso valore fosse false, non sono una stringa. Se io qua andassi ad apporre un valore a valore, tipo A, io otterrei A perché valore è esistente. E infatti anche il nostro quokka, che è l'estensione che utilizzo per avere direttamente il console, doppio console log, ci dice che questo codice è stato eseguito parzialmente, perché una volta verificata questa condizione, JavaScript non va avanti e console.logga soluzione. Quindi l'OR operator ci permette di, diciamo, offrire un valore di default qualora quello che noi stessimo verificando non fosse false. Molto utile per tutte quelle situazioni in cui non sappiamo davvero se il valore che ci aspettiamo arriverà davvero. Nel caso appunto avessimo un valore di default che vogliamo assegnare, nel caso non ci venisse passato nessun valore, immaginate con un'immagine, se noi qua avessimo al posto di valore avessimo semplicemente img, mettete caso che img sia false, e voi gli andate magari a passare quello che è il classico percorso, quindi magari img default.jpg, no? Ad esempio. E in questo caso, qualora non arrivasse nessuna immagine da dove dovrebbe arrivare, voi siete tranquilli e passate un'immagine di default. Questo è un esempio molto molto classico, un caso di utilizzo comunque abbastanza frequente. Torniamo al nostro valore e alla nostra
soluzione e andiamo a vedere quello che è l'utilizzo dell'end operator. L'end operator funziona ovviamente al contrario, in cui solo qualora valore rispettasse la condizione che noi indichiamo, viene passato questo valore, viene restituito questo valore. Quindi in questo caso il valore è true perché ha un valore assegnato e allora viene console.loggato. Non sono una stringa, in questo caso facciamo sono una stringa perché quello che ci interessa, se andassi a togliere otterrei una stringa vuota perché il valore è false, ok? Quindi questo è molto molto utile quando vogliamo invece che solo qualora qualcosa fosse rispettasse la nostra condizione, perché noi qua possiamo anche inserire altre condizioni, cioè magari dire che se valore dot env uguale a 1, allora passami sono una stringa. Ok, quindi non è solo controllare se siano false o true, ma anche tutte le condizioni di cui abbiamo bisogno, solo in questo caso vanno a passare questo valore. Ovviamente questi possono essere concatenati, quindi se io per caso volessi controllare che oltre ad essere uguale a 1 avesse un operator e avessi che valore uguale a b, come vedete in questo caso io concateno e anche qua nel caso magari facciamo così, mettessi a qui e qua gli dessi 7, come vedete ottengo comunque sono una stringa perché valore dot length uguale 7, no, allora controlla che valore sia uguale ad A, questa espressione ritorna true, e allora true sì, e allora ritorna sono una stringa, ok? Queste sono praticamente le nostre short circuit e evaluation. Prendiamo qualcosa di più sensato, quindi allo stato praticamente iniziale, e andiamo a vedere una terza opzione che è il ternary operator, in italiano bruttamente operatore ternario, che ci permette proprio di simulare e riassumere quello che è veramente la dichiarazione di un if statement. Questo lo vado a commentare. E vado ad avere un'altra costante soluzione in cui vado ad utilizzare un ternary operator. Il ternary operator si dichiara con valore dot length, quindi la condizione che voglio andare a valutare, minore di 2, punto interrogativo, che è come se fosse if valore dot length minore di 2, rispondi minore di 2, else valore dot length più 234, una cosa totalmente a caso. In questo caso, come vedete, soluzione equivale a minore di 2, perché ovviamente è minore di 2. Se io qui passassi questa roba qua, ottengo 237, perché ho un else, ok? Quindi semplicemente è un if su un'unica riga, detto in maniera molto, molto, molto banale. E noi possiamo andare a concatenare, a rendere ancora più profondo il nostro ternary operator e avere anche un else if. Quindi se io dopo i primi due punti andassi a chiedere un'altra condizione, quindi valore dot length minore di, facciamo 7, punto interrogativo, ritornami sono maggiore di 2 e minore di 7, else valore dot length più 100. Come vedete, ottengo, soddisfo la seconda condizione. C'ho questo trucco per formattare meglio il codice.
ottengo la seconda condizione, nel caso appunto andassi ad aumentare la lunghezza del mio valore, ottengo poi la terza condizione e così posso andare avanti all'infinito. Questo semplicemente corrisponde al simbolino di if detto malamente e questo corrisponde ad else, seguito da un altro punto interrogativo, diventa semplicemente un if else. Ah, e possiamo andare avanti così all'infinito. Queste operazioni sono molto molto semplici e possono risparmiare praticamente molto codice. Scrivere questo if statement come fosse veramente un if statement è molto più lungo che andare a scrivere questa dicitura o anche controllare in maniera molto semplice questo tipo di operazioni. Un caso molto classico di utilizzo di questo tipo di soluzione è sicuramente quello per assegnare classi in maniera dinamica a quello che può essere un elemento in HTML o in JSX, dipende se stessi utilizzando React, perché appunto nel caso magari ci fosse, questo fosse, invece che valore, fosse errore e noi invece qua avessimo true, facciamo questo gioco, true, se noi qua avessimo true, invece di fare questo gioco qua, avremo error, nel caso avessimo un errore, io vado a assegnare la classe rossa, ad esempio, nel caso fosse false, vado ad assegnare classe verde. Ok, qua vado a mettere false, false e ottengo classe verde. Come vedete, molto utile per fare questo tipo di operazioni, ecco. Oppure nel caso invece dell'end operator, molto usato magari per verificare, fammi sbloccare di nuovo la mia soluzione, ad esempio condizioni come is admin, io qua vado ad avere is admin. Mostra cose da admin, vado a dargli true e mostro le cose da admin. Oppure posso avere anche il not, ovviamente not is admin, false, non mostra cose da admin. Ok, avete un po' capito quello che è il caso di utilizzo, spero che sia stato utile questa pillola. Si conclude qui. Buona visione e buone prossime pillole.